ha fatto questa cosa, cioè inserire concretamente una musica nell'opera. Non è falsa modestia, è semplicemente un primato da Achilles. Caravaggio aveva messo nella fuga in Egitto uno spartito raffigurato dove effettivamente è inserito dentro un mottetto di una Norimberga, del quale adesso non ricordo il nome, effettivamente concretamente suonante. Ma l'opera del fine di Caravaggio ovviamente non era quello di fare forfigurazione, perché così l'abbiamo chiamata nel 95 la forfigurazione, cioè l'unione tra la fuga, il dipinto, i colori, i grafismi e la musica, cioè innestare il codice musicale nell'opera figurativa in modo da poter far operare i due sensi, occhio e orecchio, innescando una sorta di godimento dell'opera a cubo, a quadrato, no? Lo stesso esperimento, poi visto che funzionava, io ho cercato di farlo con la poesia, dove innesto il codice musicale nella letteratura e lo stesso nelle sculture e nella musica, dove invece innesto il codice di stile. Ma come? Anche lì concretamente. Già alcuni autori, alcuni madrigalisti per esempio, alcuni compositori del 400, se il testo descriveva l'andamento di un'onda, facevano muovere le note in questo modo. Cioè raffigurare visivamente nella partitura l'onda, oppure il percorso di un fiume, cercavano di tenere la linea melodica in maniera retta, come se fosse un fiume, come se fosse un fiume. Quindi anche lì abbiamo degli antecedenti, ma erano casi sporadici, nessuno aveva fatto mai uno studio concreto in questa direzione. Possiamo prendere il cinema. Anche il cinema usa delle sinestesie, no? Però qui abbiamo una sommatoria di discipline. Abbiamo l'immagine, il testo, la musica. Tant'è vero che oggi, quando danno gli Oscar, danno l'Oscar al miglior attore, alla migliore musica, alla migliore immagine, alla migliore regia. Mentre nelle nostre ricerche noi cerchiamo di ricordare campo disciplinare, cioè l'opera di per sé, come abbiamo un esempio, quell'opera lì di proprio forte, di per sé rimane un'opera pittorica, però innestiamo il codice musicale nell'opera, ma riportiamo tutto in un ambito disciplinare, cioè quando io dipingo sono pittore, quando compongo sono musicista, non sono questo e quello. Ho pubblicato alcuni testi che potete trovare su iTunes, su Amazon, su PBS, su Kindle. Ecco, questo qua, sinestesie concrete, sinestesie appunto, lo studio delle sinestesie concrete, perché concretamente iniziamo il codice. Questo è il libro di poesie, e questo qua è l'ultimo catalogo intitolato Il Sonno dell'Arte, dove ci sono diversi esempi di opere, di quadri, di strutture. Questa breve introduzione a Pedro, invece presentare Vincenzo di Bonaventura, è lui un attore bravissimo a fare le performance incredibili, è di origine abruzzese, perché è di Roseto, no? Sei di Roseto, vive da tanto tempo che lotta al mare, però lui era un sesto. Prego. Lo sai. Te lo dici tu, me lo dici. Qui non ci sopravviamo mai. Beh, io vorrei anche farvi salutare questa sera se mai ci riuscirò. Vedi, Emilia, per l'altezza sugli altri, leggermente sugli altri, leggermente la leggera prudentezza sugli altri, ci sei, perfetto, bravissimo. Anche per quelli che non ce ne partiamo subito con questa sillogia di Emiliano Albani da queste parti del tempo, che ti esorto, non invito, ti esorto, anzi.
possa anche avvicinarsi al nostro comportamento, dell'epoca dell'istante in cui probabilmente non vivremo, se non andiamo. Come diceva Pirandello, è importante accorgersi dei fanciulli solo nell'attimo in cui ti rivedo, e nel gesto automatico, quasi sciocco, nel guardare questa foto, consultami, è il fuori dal mondo, il dolore, mia cara, l'intorno è incavo spazio-tempo, amnesia e poesia in lotta con il prima, poiché dopo niente. Certo, giuramo, marcamo col sangue i contratti senza data, ma adesso solo ricordi di corse per il fiato, di fughe sui tasti madreperla, rinnovi ogni volta. Ci staccano lo sguardo, dunque il vuoto avvolge questa immagine ora, ne isola ogni tratto, la infagotta nel silenzio, in un banale lapsus, e impedisce mirabili sinfonie. Beh, per salutarmi, così facciamo ripartire lo stupendo cantante, vi trovate a disagio con la poesia? Vi sentite male? Avete un approccio con me, mi state amando, odiando, e io leggo le vostre pensieri, sapete perché Dio mi ha dotato di un bene incommensurabile. Che sta a fare? Che sta a dire? Ma questo malattie, avrà, si deve guardare, quando esce verde? Leggo le pensieri, faccio suo mestiere da 50 anni, e leggo. Vi lascio con questa stupenda, con queste due stupende, c'è Emiliano, che è un poeta, praticamente non lo dire, ma lui, siccome è il classico poliedrico, come lo siamo un po' tutti quando cerchiamo di fare un po' tutto d'uno, e d'uno il tutto, però siccome lui è veramente un compositore diplomato, pianista, veramente un pittore, è veramente uno scultore che prende il marmo, la creta, il bronzo, e l'ho visto lavorare, e costruisce, ed è un costruttore, per cui è un assassinato, è un condannato a morte certa, nel senso della morte fisiologica, dei sensi abbrutiti dalla realtà ingurgita di questo secolo malcerto. Perché questo secolo qui, ragazzi, io ve lo dico perché sono un testimone di quell'altro, sono figlio della guerra, no? Ma questo qui, no, che si chiama 2000, ha già rotto il culo, nel senso che già si sta spappolando, si sta sbrodolando, ma siamo noi i seminatori del bello? Diceva che giovani aurighe, la fiore del sogno, primavera del sogno, allora vi leggo questa stupenda passeggiata che Emiliano fa nel suo territorio meraviglioso, è dedicato a uno, si chiama Cluster Symphony una, e l'altra si chiama meravigliosamente, non dura molto perché tra tempo, perché chiaro, immagino siate impazienti, che cosa, ma non ha il tempo, quando ve lo prendete? Non dico lo tempo, ma hai da chi, che me l'ha fatto, ma mai la sapreste. Cosa ti ha fatto? Che ti ha fatto? Devi vivere, diceva Brecht, vivere fino all'ultima goccia, finché non ne resta mai più abbastanza neanche per un istante. Allora, dice Emiliano Albani, di cui mi onore essere suo amico, e così vi saluto con questo, e cioè sono due pezzi, uno attaccato all'altro, quindi una si chiama Camminando di buon'ora, cosa che noi desideriamo quando andiamo in vacanza tutte le mattine, ci mettiamo a camminare, no? E facciamo guardare le foglie, gli alberi, sentiamo il vento, e ci dice, ma non è così per un poeta, anche per Beethoven non era così, la nona sinfonia è andata così, dico, non lo dico io, l'ho detto lui, se no c'è perché ci capisci, no? E che vede? Vi ringrazio molto.
sull'orlo dei pini, d'annunzianamente ormai smemorando l'uno sugli altri, come riti musicali, i cigli in ordine assiepati, le chiome tonde delle querce poste sopra sono pentagramma. È note una danza di incanti questa mattina. Mi incontra e intreccia passi di buon'ora. I soffi di vento leggeri accordi a lievi scale cromatiche, strutture tematiche. L'agitarsi, l'urto dei rami. Un fondale di spazzole solenni che danno suoni certi, quasi rumori quotidiani di quell'impianto scenico. Diminuendo fino al silenzio. Tutto è pronto, eh? Pausa iniziale, due semimime, una croma, il solenne lento adagio che è pure incespica. Prima su, poi giù, per moto retrogrado contrario, e turbinio di rami sotto vento. Meditazione e fuga, quasi un controcanto di polifonie, di più motivi che vi rincorrono, il presto finale, in un ritmo spezzato, in un due mezzi, in un... Incalzano, accelerando, ritmo, volume, volume. Un grande girando la sincope e un passo trattenuto, un tempo battuto, il fogliame, un canto sonoro, il mio è un acuto tenorile che esplode sul crescendo, poi si allenta tutto. Il brivido dell'aereo, l'energia che fluttua nel tempo e nel modo, e
lo spazio per l'oratorio non solo fuori ma anche all'interno di sé, in una sorta di organico rivitalizzarsi, revitalizzarsi. Vi posso dire che avete sentito una soprano e che io non sapendo leggere e scrivere dal momento che conosco la musica e se sono un ascoltatore fugace, è una delle più grandi interpreti che abbia mai ascoltato. La professoressa Corbetti la conosco di fama, per cui sono onorato. Siete onorati? Dove sapete che tu sei gli chiappa galletto? Gli dico che passa 70 anni, no? È 50 anni che faccio questo dire, che dovresti capire se ti trovate di fronte a tutti a pagare lingua. Poi c'è la gente che ha praticato la vita, la bellezza. E ti ringrazio, mia giovane credo, mia giovane Olivia. Non so se fate cantare recentemente. Dedicato a tutti voi, al nostro poeta, questa stupenda Cluster Symphony. Ascoltate la meraviglia di un poeta che usa le orecchie, la vista e il tatto, non come un umano. Neanche come un alieno, neanche come Dio, forse un uomo come Dio. Fioritura di un'erba spagnola, è un flutter, è in contrappunto a intermittenti strisce bianche. Codici certi di un incerto cammino, allora i pensieri li lottano in cluster pianissimo, come puntini supersonici ripercorsi dai grossi